Continua la campagna del Movimento 5 Stelle contro l'autonomia differenziata, i cui effetti sono destinati, secondo i pentastellati, ad alimentare il divario tra nord e sud. Giunge a Corigliano Rossano l'ex presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, accompagnato da parlamentari ed europarlamentari e da consiglieri regionali. Per contrastare il provvedimento si utilizzeranno anche le piazze. I maggiori rischi sono di desertificazione, di differenza contrattuale, differenza salariale, e ancora più accentuata rispetto a quello che c'è oggi. Non lo possiamo permettere anche in un momento in cui abbiamo le risorse del PNRR da spendere, proprio perché dobbiamo ridurre i divari territoriali. Presenti alcuni sindaci del territorio. Qui stiamo parlando di regionalizzare in maniera maldestra una serie di servizi che comporterebbe un'ulteriore diminuzione dei trasferimenti ordinari alle regioni del sud. In Parlamento pare sia iniziata una sorta di campagna acquisti. Noi del Movimento 5 Stelle non siamo stati avvicinati e non hanno intenzione di avvicinarci. Abbiamo visto già dall'inizio di questa legislatura che c'è un po' qualcuno che ha l'ambizione di fare un po' la stampella di questo centrodestra, perché ancora non ha deciso da che parte stare. Sembra un po' il remi dal contrario, che tutto quello che tocca distrugge. In Europa com'è vista questa autonomia differenziata, tutta in salsa italiana? È una riforma priva di logica, è una riforma che viene vista priva di senso. Tra i presenti il consigliere regionale Davide Tavernise, a moderare l'incontro la deputata Anna Laura Orrico.